Sì, grazie Presidente. Questo emendamento parte da un'esperienza concreta e soprattutto recente, perché riguarda questo periodo in cui tutti siamo stati di fatto costretti a svolgere le nostre attività lavorative e sociali da casa, laddove la tecnologia ce lo ha consentito, per fortuna. Di fatto, ecco, io appunto la mia esperienza è stata concreta, perché devo dire che in questo periodo di chiusura, dove comunque tutte le riunioni e gli incontri si sono svolti secondo questa modalità, e da questo punto di vista devo dire che la nostra amministrazione è stata veramente veloce e, dal punto di vista appunto di approntare questa modalità di videoconferenza, ed è stata poi velocemente utilizzata via via da tutti i dipartimenti, per tutti i tipi di incontri, anche riunioni informali. E questa velocità devo dire mi ha veramente colpito, soprattutto per un'amministrazione che ha delle difficoltà ad adeguarsi su appunto quelle che sono le tecnologie. Per cui ecco, questa esperienza è stata positiva, dicevo, in quanto soprattutto negli incontri che hanno coinvolto le consulte per i diritti delle persone con disabilità, in particolare ho avuto modo di partecipare agli osservatori convocati dal delegato all'accessibilità Andrea Venuto, che riguardano appunto il regolamento sul trasporto disabili. Questi osservatori, come molti di voi sanno, questo tipo di osservatorio in particolare sta funzionando benissimo, ce lo riconoscono anche le consulte, si sta facendo un lavoro di monitoraggio del regolamento. E devo dire che la partecipazione a questi incontri è stata molto ampia, molto anche appunto le persone sono state sempre presenti, hanno dato i loro contributi quasi come se nulla fosse, quasi come se fossimo alle nostre riunioni in presenza. E, mi ha colpito soprattutto perché magari in molti casi riguardava persone anche con età avanzate, che magari normalmente non hanno molta dimestichezza con questi strumenti. Quindi devo dire che diciamo, questa situazione forzata, purtroppo non positiva chiaramente per tutti noi, ha portato invece questa esperienza positiva. Per cui ecco, ho riflettuto e anche consultandomi appunto con le consulte, lasciatemi il gioco di parole, con alcune consulte, ho chiesto se loro ritenevano che potesse essere importante mettere a sistema questa esperienza. Quindi ecco, auspichiamo che la modalità di convocazione delle riunioni in modalità telematica possa rappresentare un valido e sempre più diffuso strumento per superare difficoltà di accessibilità a cui vanno quotidianamente incontro le persone con disabilità. Sicuramente è uno strumento, possiamo dire, più accessibile perché magari non richiede spostamenti, e quale miglior, diciamo, ambito se non quello appunto che riguarda i cittadini con disabilità, ma anche i loro familiari, i loro rappresentanti, perché di fatto hanno delle difficoltà spesso di lasciare i loro familiari a casa per poter partecipare agli incontri. Nonostante questo, la partecipazione è stata sempre massima, devo dire, però in questo caso ho trovato uno slancio in più. Quindi, appunto, come dicevo, ho avuto modo di partecipare a queste riunioni, restando piacevolmente colpita da questo sforzo ulteriore di molti cittadini con disabilità o loro familiari di adattarsi a questa modalità di lavoro, che per molti, come dicevo prima, rappresenta una novità. Per questo credo che dovremmo tutti mettere a frutto questa esperienza che per tanti versi ha costretto il mondo della disabilità ad una maggiore reclusione e ad un maggiore isolamento. Quindi cavalcando l'onda di questa modalità virtuale di aggregazione che di fatto garantisce maggiore partecipazione e accessibilità. Due dei principi che sono alla base dello scopo per cui le consulte sono state istituite, ma direi anche più in generale della nostra democrazia. Per cui ecco, spero che anche le opposizioni vorranno contribuire votando favorevolmente l'emendamento, perché ritengo che sia veramente un valido strumento, soprattutto in questo, ripeto, in questo ambito.